Ciao ragazzi e bentornati nel nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Vi chiediamo quindi di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Oggi torniamo a parlare di un caso di cronaca italiana, un delitto che è rimasto impunito per 20 anni. In una bellissima villa dell'Olgiata, zona privata residenziale situata a nord di Roma, il personale della casa e gli addetti al catering in una splendida e calorosa giornata estiva stanno ultimando i preparativi per la festa di anniversario di nozze dei coniugi Mattei, i proprietari della villa. La donna, di nome Alberica Filo della Torre, ha 42 anni. È figlia del contrammiraglio Ettore Filo della Torre e di Anna del Pezzo di Caglianello, donna ricca della buona società romana, dedita al sostegno e al supporto di opere benefiche. Alberica è nata a Roma il 2 aprile 1949 e appartiene al ramo dei Conti di Torre Santa Susanna, della nobile famiglia napoletana Filo. Prima di diventare moglie dell'imprenditore ed ex amministratore delegato della Vianini, Pietro Mattei, il 10 luglio 1981, fu sposata con Don Alfonso de Liguoro dei Principi di Presicce. Dal secondo e ultimo matrimonio nascono anche due figli, Manfredi e Domitilla. Quella mattina, come di consueto, la contessa si sveglia attorno alle 7:30, mentre il marito è già uscito per andare al lavoro. La domestica le porta la colazione, esce in giardino per vedere come procedono i preparativi, per poi ritirarsi nuovamente nella sua camera attorno alle 8:30. Dalla sua stanza, la contessa non uscirà più viva. Dopo circa un'ora, la domestica e la figlia Domitilla bussano alla sua porta, ma non ottengono risposta. È chiusa dall'interno e pensano che Alberica stia facendo la doccia. Così, non volendola disturbare, si allontanano. Più tardi, verso le 11, la stessa domestica e la bambina tornano a bussare alla camera, anche questa volta senza risultato. Ricorrono anche al telefono interno, ma non ricevono nessuna risposta. Preoccupate, trovano la seconda chiave e riescono ad entrare nella stanza. Qua rinvengono il corpo della donna, disteso a terra, con le braccia aperte in una posizione di resa e con la testa avvolta in un lenzuolo. Vengono avvertiti immediatamente il marito Pietro e i carabinieri, che si recano sul posto circa un'ora dopo la scioccante scoperta fatta. Il corpo della contessa, accanto al letto, è coperto da un lenzuolo sporco di sangue, così come anche le pareti adiacenti presentano diverse macchie. Al polso un orologio d'oro particolarmente prezioso e accanto viene rinvenuto uno zoccolo. Da subito si intuisce che chi ha colpito Alberica lo ha fatto in un impeto di rabbia, sorprendendola iniziando una colluttazione utilizzando come arma lo zoccolo. Alcuni oggetti di valore sono stati rubati dalla stanza, ma non l'orologio che aveva al polso. Chi ha tolto la vita alla contessa Alberica è qualcuno che quella mattina era già all'interno della villa, anche perché il cane, che era solito abbaiare agli sconosciuti, era rimasto in silenzio. Inoltre, per accedervi, è necessario suonare al citofono oppure inserire un codice che solamente in pochi conoscono. Subito il caso attira molto l'attenzione pubblica per lo status sociale della nobildonna e per i contatti e ambienti che era solita frequentare, tra cui anche la Santa Sede. Gli ambienti infatti che frequentava la contessa erano sempre molto alti, dove senza l'invito o il permesso non si poteva accedere. Sulla scena arriva anche il PM e si cerca di far allontanare tutti i curiosi e i giornalisti che nel frattempo hanno circondato l'abitazione. Vengono interrogati tutti coloro che erano in villa, i domestici, le donne di servizio, la babysitter di origine inglese e gli operai addetti all'allestimento della festa. Tutti parlano di lei come di una donna serena, allegra e spensierata, sempre molto gentile ed educata sia con il personale che con amici e parenti. Una donna bella e colta, che parlava diverse lingue. Il marito invece è un uomo più serio ed introverso, ma il legame affettivo e di complicità con la moglie era innegabile, nonostante l'ambiente in casa fosse molto riservato. Durante gli interrogatori e le indagini, tutti possono essere considerati dei sospettati, anche lo stesso Pietro.
Nonostante le informazioni raccolte, gli investigatori brancolano nel buio. La casa e gli esterni sono veramente troppo grandi per poter essere ispezionati in modo minuzioso. Non ci sono però segni di effrazione e quindi si ipotizza o ad un furto andato male da una persona che sapeva come entrare o a un delitto premeditato, forse di natura passionale, o ancora a un delitto architettato per motivi puramente economici e finanziari, come la riscossione di un'assicurazione. Il marito Pietro viene infatti subito ritenuto come il principale sospettato, ma viene scagionato in seguito ad accertamenti fatti tramite le telecamere di sicurezza poste all'ingresso del centro residenziale dell'Olgiata. Gli orari di uscita e di entrata della sua macchina quella mattina corrispondono a ciò che ha raccontato alle autorità. Il 14 luglio, 3 giorni dopo il delitto, gli inquirenti concentrano le loro ricerche su 2 uomini. Roberto Iacono, figlio dell'insegnante privata dei bambini di Casa Mattei, un giovane di 31 anni con alcuni problemi psichici, e Manuel Wilson Reyes, un cameriere filippino di 21 anni, licenziato poco tempo prima del delitto. In particolare Manuel viene messo sotto i riflettori poiché aveva avuto alcune discussioni con la contessa, dopo che Alberica lo aveva sorpreso a chiedere dei soldi al marito e agli altri domestici. Questo, assieme ai problemi di alcolismo del ragazzo, furono i motivi del suo licenziamento. Roberto Iacono, invece, viene anche lui considerato un sospettato perché era solito accompagnare la madre alla villa dei Mattei, quando la donna aveva le lezioni private con i figli della coppia. In più di un'occasione si trattenne all'interno dell'abitazione a parlare con la ragazza alla pari inglese, che faceva da babysitter a Manfredi e Domitilla quell'estate. Anche lui quindi conosce il codice del cancello, proprio come Manuel. Vengono poi sequestrati sia gli abiti di Roberto che di Manuel, che avevano indossato quella mattina del 10 luglio. Ma a seguito del test del DNA risultato negativo, entrambi vengono scagionati. Gli inquirenti, dopo 2 anni dal delitto, non hanno ancora trovato nessuna prova concreta e rilasciano alla stampa un comunicato sull'apertura di un fascicolo contro ignoti. Ma in realtà è Pietro Mattei il loro vero obiettivo. Si concentrano nuovamente sul marito perché pensano possa aver avuto un ruolo attivo nella vicenda. Il giornale Il Messaggero fa una scoperta scioccante che pubblica immediatamente nel loro quotidiano. Quella mattina, oltre ai carabinieri, alla villa si presentò anche Michele Finocchi, amico della famiglia Mattei e capo di gabinetto del SISDE, ovvero i servizi segreti. L'uomo si difende dicendo che era stato lo stesso Pietro Mattei a chiamarlo per metterlo a corrente di quanto accaduto e a chiedergli di raggiungerlo alla villa. Ma per quale motivo? Si inizia a sospettare che forse Michele fosse stato chiamato per inquinare o comunque manomettere determinate prove che potevano mettere sotto accusa Mattei. Un'altra ipotesi è quella che Michele Finocchi e la contessa Alberica avessero una relazione amorosa. Era stato proprio l'uomo a regalarle una collana molto bella e costosa che era poi sparita quella mattina assieme ad altri gioielli. Dopo alcune settimane però, la pista si rivela un insuccesso e Michele Finocchi viene escluso dalla lista dei sospettati, mentre il marito rimane invece collocato sempre tra i principali indiziati nonostante il suo alibi. Il caso rimane aperto ma dormiente per assenza di prove, quando nel 1994 l'ex compagna di Mattei, donna che frequentò dopo la morte della moglie, lo accusa di essere lui l'assassino di Alberica. Sostiene che Pietro le ha consegnato anche un completo 2 anni dopo il delitto appartenente alla contessa e che lei doveva portare in lavanderia. La donna però, già sospettosa di Pietro, non fece ciò che l'uomo le ordinò, pensando che quel completo potesse avere tracce di DNA o altre prove importanti alla risoluzione del caso. Vengono fatte analisi e test, ma sul completo non viene rinvenuto nulla. Nei mesi successivi, Pietro e Alberica sono soggetti a diverse campagne diffamatorie. I giornali parlano sempre di sospetti e indagini a carico del marito, mentre presentano la contessa come una donna spregiudicata, dedita agli affari e con molte relazioni extraconiugali, offendendo così la sua memoria. Nel mentre gli investigatori sono sempre più in alto mare e piuttosto che restringere la cerchia dei sospettati, li allarga, coinvolgendo un uomo di origine cinese che era stato un vicino della famiglia Mattei ma completamente strano al fatto, oppure la babysitter dell'epoca che si era poi trasferita in Australia. Nel 1996
un nuovo procuratore aggiunto, Italo Ormanni, entra ad occuparsi del caso. Gli investigatori, tramite rogatori finanziari internazionali, cercano di venire a capo dell'intricato assetto di conti finanziari intestati alla contessa, che portano a scoprire ingenti trasferimenti di denaro dalla Svizzera a Lussemburgo. Ma le indagini si fermano anche su questo versante. Gli inquirenti accertano infatti che non sussiste alcuna anomalia nei conti della contessa e del marito, e il caso viene nuovamente archiviato. Nel gennaio del 2007, Pietro Mattei chiede all'investigatore di riaprire il caso e di effettuare ulteriori analisi del DNA, alla luce delle nuove tecniche investigative, su tutti i reperti e in particolare sul lenzuolo che viene utilizzato per avvolgere il capo della vittima e sull'orologio che indossava quella mattina. L'istanza del vedovo viene accolta, ma dall'analisi forense nulla viene riscontrato sugli oggetti in questione. Da questo momento inizia una sorta di ping pong con il caso che viene aperto e chiuso numerose volte da diversi PM, sempre su richiesta di Pietro. L'anno successivo, nel 2008, a seguito della riapertura del caso, vengono affidate ulteriori analisi ai RIS, che devono analizzare di nuovo l'orologio e il lenzuolo, alla ricerca di tracce di DNA dell'assassino. Finalmente la svolta. Vengono rinvenute tracce di DNA di Manuel Wilson Reyes, il domestico che era stato licenziato, indagato ma rilasciato per assenza di prove. Come conseguenza di questa rivelazione scoppia il caos. Il marito e i figli di Alberica, ma anche tutta l'opinione pubblica, gettano accuse sulle forze dell'ordine, che all'epoca avevano svolto male le indagini. L'assassino avrebbe potuto essere assicurato alla giustizia subito dopo il delitto, se soltanto a suo tempo fossero state ascoltate tutte le registrazioni delle telefonate di Manuel. La procura, infatti, aveva disposto l'intercettazione delle telefonate del domestico, ma aveva omesso di ascoltare la registrazione della telefonata avvenuta tra l'uomo e un ricattatore, al quale intendeva vendere i gioielli trafugati alla contessa. Quella registrazione, che costituiva una prova certa della sua colpevolezza, rimase inascoltata per 20 anni negli archivi della procura. L'ex domestico filippino della contessa viene interrogato e arrestato, nonostante la dichiarazione di non colpevolezza rilasciata dall'uomo. Le prove però sono schiaccianti. In particolare una macchia di sangue lo incastra nel delitto di Alberica. L'uomo quella mattina, a causa della colluttazione con la contessa, si era ferito al gomito. Aveva poi appoggiato il gomito al lenzuolo che le mise in testa, lasciando così quella traccia di DNA sul tessuto. L'uomo crolla e racconta cosa effettivamente è successo quel giorno del 1991. Quella mattina, dopo aver bevuto qualche bicchiere di whisky, si reca alla villa dei coniugi Mattei. Entra dall'ingresso principale, approfittando della confusione per i preparativi della festa in giardino. Sale nella camera da letto della contessa e la implora di riassumerlo perché ha veramente bisogno di soldi, deve sposarsi e non ha un lavoro. Alberica però gli comunica brutalmente che non vuole più vederlo in casa sua e lo intima ad andarsene immediatamente prima di chiamare la polizia. Manuel, non molto lucido a causa dell'alcol, arrabbiato e spaventato, si avventa contro di lei ed inizia così la colluttazione. Ha colpito Alberica con lo zoccolo e le ha poi coperto il viso con il lenzuolo. Chiude a chiave la porta dall'interno, ruba i gioielli che trova a disposizione nella stanza e esce dal balcone. Durante il processo nel 2011, e quindi 20 anni dopo il delitto, Manuel Wilson Reyes viene condannato a 16 anni di reclusione, pena che viene confermata anche in secondo grado. Il 30 gennaio 2012 è stata costituita su iniziativa di Pietro, Domitilla e Manfredi Mattei la Fondazione Alberica Filo della Torre, con lo scopo di ricordare la lotta per la verità e la giustizia. L'anno seguente il Tribunale Civile di Roma ha condannato in primo grado i consulenti tecnici d'ufficio per negligenza nell'espletamento degli esami dei reperti relativi all'omicidio della contessa, liquidando un risarcimento complessivo di oltre 150.000 euro alla Fondazione, al fine di essere impiegato in attività benefiche. Il 24 gennaio 2020 muore Pietro Mattei e nell'ottobre del 2021 Manuel Wilson Reyes è stato scarcerato dopo meno di 10 anni di reclusione, portando a diverse proteste sotto la sede della Procura di Roma. Fateci sapere sotto nei commenti se conoscevate già la storia e cosa ne pensate.
Vi ricordiamo che potete ascoltare le nostre storie anche sul podcast disponibile su Spotify e Amazon Music. Se il video vi è piaciuto, vi chiediamo di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.